Buon pomeriggio a tutti. Apriamo la seduta cedendo subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire la seduta con 19 presenti, ci sono 5 assenti più la Presidente. Apriamo subito, gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Rinaldi, Gunnella e Vitrotti. Allora, primo punto all'ordine dei lavori di oggi è l'interrogazione numero 31 del 2018 a firma dei consiglieri Biondo, Gugliotta e Vitrotti, avente ad oggetto spostamento del mercato Alberone a Pio Primo. Lascio subito la parola per l'illustrazione. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e assessore. L'oggetto dell'interrogazione è lo spostamento del mercato Alberone, o insomma conosciuto anche come Appio Primo. Sono per attenermi a quello che abbiamo scritto nell'interrogazione perché racconta un po' la storia, seppure parziale, ma di certo recente, che coinvolge quell'area. E in particolare appunto abbiamo iniziato dalla riunione di Commissione Lavori Pubblici Capitolina che c'è stata il 16 febbraio 2017, alla presenza di tutti i dipartimenti interessati, dove doveva essere appunto ancora acquisito il parere del Collegio di Vigilanza, che sarebbe stato propedeutico alla convocazione della conferenza di servizi necessaria per l'approvazione del progetto definitivo. Ovviamente quell'approvazione del progetto avrebbe dovuto essere, avviare la fase, quella attraverso una gara d'evidenza pubblica, di acquisizione del progetto esecutivo, e quindi potevano di fatto anche avviarsi nella fase di esecuzione dei lavori. In realtà apprendiamo attraverso un comunicato qualche mese dopo, il 6 aprile del 2017, sempre dall'assessore alle attività produttive di Roma Capitale, che il progetto di trasferimento del mercato era in parte, non era stato ancora approvato, sarebbe stato approvato con una delibera congiunta, e si poteva di fatto quindi avviare tramite bando la definizione del progetto esecutivo e quindi il bando europeo per la realizzazione dei lavori. Nella stessa comunicazione è sempre l'assessore che dice che i tempi per la realizzazione del progetto e quindi l'esito del lavoro si sarebbe svolto entro la fine del 2018. Ora, in realtà ad oggi noi non abbiamo più notizie, non si è a conoscenza dell'approvazione del progetto esecutivo, e pertanto l'interrogazione è voluta per richiederle qual è lo stato dell'arte dell'iter amministrativo concernente l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del mercato a Pio Primo, quando si prevede potrà essere indetta e conclusa la gara per la realizzazione dei lavori, e infine quando si prevede potranno essere conclusi i lavori e quindi il trasferimento del mercato.
sia rispetto alla data di fine 2018 che è stata appunto anticipata, seppure mezzo stampa, dallo stesso assessore alle attività produttive dell'Assemblea Capitolina. Grazie. Sì, assessore Accoto, può rispondere. Grazie Presidente, gentili consiglieri. Premetto che non è stato l'assessore Capitolino a fare tutta quella relazione, ma il sottoscritto, precisamente il 6 aprile 2017, spiegando tutto quello che era successo. E dall'interrogazione si fa riferimento all'anno 2006, in realtà parte tutto dal 1997. Qualcosa di pochi mesi prima, diciamo. In realtà sembra quasi che si siano un po' capovolti i ruoli, forse dovremmo essere noi a fare l'interrogazione a voi consiglieri del PD, perché in tutti questi anni siete stati voi ad amministrare il municipio e buona parte anche del Comune di Roma. Si richiede come mai ancora il Collegio di Vigilanza non si sia espresso. In realtà il Collegio di Vigilanza del Comune di Roma e i membri del Comune di Roma erano tutti presenti, ma il membro invece che doveva essere nominato, che era stato nominato dalla Regione, guarda caso era stato nominato nel periodo di quiescenza, quindi quando doveva andare in pensione. E questo risale a circa un anno e mezzo fa. In realtà è stato nominato dopo N solleciti da parte del Comune di Roma, è stato nominato a maggio di quest'anno, più volte sollecitato, da come emerge anche dall'ultima commissione capitolina che è stata fatta in data 10 di agosto, tra cui doveva essere presente, ma invece era assente, il consigliere Roberto Ciaghetti, di cui fa parte della commissione stesso, che magari vi avrebbe potuto relazionare sullo stato dell'arte. E ancora oggi, più volte sollecitato, il membro non si pronuncia per poter far partire il Collegio di Vigilanza. Questo fa sì che il progetto definitivo, già presentato senza fare ripetere tutto quello che ho fatto nel mio post lunghissimo del 6 aprile, sta al progetto definitivo presentato appunto a marzo dello scorso anno, dopo che è stato mio interesse fare in modo che tutti gli operatori di mercato fossero convinti della validità del progetto, perché alcuni non erano concordi ma facevano ancora riferimento al progetto che era stato presentato dal Comune di Roma, ma che in realtà non poteva far entrare tutti e 74 gli operatori. Quindi di loro iniziativa, ed è questa è stata lodevole, devo ammetterlo, facendosi carico anche dei costi, hanno presentato tramite l'architetto Rietti, che hanno scelto e che sia conosciuto e riconosciuto come uno degli architetti che abbia già lavorato in alcuni mercati di Roma e anche in altre città, come una persona valida. Quindi, fatto il progetto definitivo secondo le loro richieste, secondo le indicazioni, tra l'altro presentato anche al SIMO e al PAO con parere favorevole e con il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che hanno fatto apportare delle modifiche alla presentazione del progetto definitivo, oggi non si può procedere al progetto esecutivo, ma è ormai quasi pronto, perché il Collegio di Vigilanza non si è ancora espresso, non si è riunito e non si è ancora espresso. Dalla riunione della commissione che c'è stata il 10 di agosto, i direttori del SIMO e del PAU hanno più volte sollecitato verbalmente, e di conseguenza poi l'ha fatto anche il consigliere Coglia, nonché presidente della commissione, ha sollecitato la Regione affinché facesse partecipare e indicesse l'incontro del Collegio di Vigilanza per pronunciarsi sull'accordo di programma che era stato già siglato negli anni precedenti a partire dal 2006, fino poi a discutere appunto del progetto definitivo, dare l'ok successivamente in giunta capitolina e quindi procedere alla presentazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo in questo momento è fermo nelle mani dell'architetto Rietti, dello studio Rietti, già presentato al SIMO, ma presentato informalmente, perché tra l'altro non può essere considerato valido se prima non si è
c'è un'espressione da parte del Collegio di Vigilanza sul, ripeto, sul progetto definitivo, per dare così validità e prosecuzione dei lavori. Quello che era stato detto e scritto dal sottoscritto, perché entro fine 2018 avrebbero dovuto iniziare i lavori e quindi il bando di gara, sarebbe stato utile la partecipazione e quindi il parere da parte del membro dell'ordine della vigilanza. Questo non è avvenuto e quindi fa ritardare il tutto. L'accordo di programma prevede, è stato posticipato fino a tutto il 2019, quindi i tempi ci sono tuttora, la parte economica in bilancio rimane e quindi aspettiamo che l'organo di vigilanza si possa esprimere, si possa riunire innanzitutto ed esprimere nel più breve tempo possibile in maniera tale che si possa dar seguito al progetto esecutivo. Anche perché non è solo da rispettare il progetto esecutivo per il mercato, ma ricordo che e condizio sine qua non, una volta che il mercato si è spostato, gli operatori si sono spostati all'interno del mercato, deve essere riqualificata tutta l'area e resa pedonale sia di via Valesio che di via Giulio Capponi. I residenti sono un po' esausti di questa storia, stanchi, perché tra l'altro non sempre possono soffrire della loro area, quindi inviterei la Regione Lazio e quindi l'organo di vigilanza a riunirsi quanto prima e dare un parere a quello che devono sottostare appunto al progetto stesso. Tutto qui. Sì, consigliere Petrotti. Ringrazio ovviamente l'assessore, nonostante la solita polemica che accompagna tutte le nostre interrogazioni, però diciamo è anche nel nostro diritto di essere qui e chiedere anche a voi conto di quello che state facendo voi. E per questo le dirò subito che non sono per niente soddisfatta delle risposte che ci ha dato, semplicemente perché è troppo comodo. So che fa sorridere, però capisco che alcuni di voi ancora non hanno capito cos'è maggioranza e cosa vuol dire governare. È troppo comodo venire qui e fare la narrazione di quello che è successo negli anni precedenti, è troppo comodo anche farci polemica sopra, invece diventa più scomodo cercare di dare delle risposte e lei di fatto oggi queste risposte non ce le ha date. Anzi, oggi abbiamo appreso che la preoccupazione oggi deve essere spostata ovviamente in un altro ente, ovviamente alla Regione Lazio, che deve sollecitare, anzi no, che si deve sbrigare per nominare il membro che possiederà il collegio di vigilanza e quindi assolutamente è una necessità. Dopodiché le sue parole in cui ci dice che in particolare il Presidente della Commissione Capitolina ha sollecitato. Allora, se voi siete quelli del fare, mi sarei aspettata da lei note protocollate in cui chiedete esattamente dove e cosa dobbiamo fare, perché se lei mi parla del progetto che hanno fatto gli operatori del mercato, lo conosciamo tutti e chi sedeva in quest'aula la scorsa consigliatura lo conosce anche bene perché lo abbiamo seguito da diversi punti di vista, che ci sono state delle problematiche all'interno e che questo consiglio si sia ulteriormente preoccupato quando è avvenuta l'apertura della parte privata e è rimasta ferma la parte pubblica, lo dovreste sapere, senza venire qui a fare polemica ovviamente, però invece apprendo che se io non sono una sua follower, quindi non ho tra le mie amicizie l'assessore Accoto, non ho potuto leggere il suo post, dove diceva però delle cose importanti e dava anche delle informazioni importanti, perché quando noi citiamo la data del 2018 non la citiamo a caso, e quando mi dice che ci sono degli operatori e una cittadinanza ormai stanca è perché quando si danno delle aspettative, cioè si dice che entro la fine dell'anno si concluderanno delle cose e si faranno delle cose, invece qui siamo praticamente all'anno zero ancora, cioè esattamente tempo scaduto, esattamente come si era negli anni precedenti. Oggi però abbiamo il nuovo alibi, il problema è chi deve nominare e chi deve fare qualcos'altro. La domanda è sempre la stessa: ma quando vi prendete le vostre responsabilità? Mai. Ricordo che il membro è stato già nominato. Non può. Può rispondere, si rilegga il regolamento. Non può rispondere, consigliere. Ha dato delle inesattezze e quindi rispondevo. Solo questo volevo dire. È stato nominato, ma non hanno ancora. Io merito rispetto perché sono una consigliera, quindi se lei mi
osservare il regolamento, come ha fatto l'altra volta con la consigliera Biondo, l'assessore non può rispondere. Quella consigliera Biondo è andata avanti per 5 minuti nonostante io l'avessi fermata. Io no. Andiamo avanti. Grazie. Infatti lei no. Chiarissimo? Diciamo risposta molto chiara, quindi possiamo andare avanti. Proposta di deliberazione avente ad oggetto istituzione sezione bocciofila del Centro Sociale Anziani Spartaco. Lascio la parola. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, lo schema di delibera in discussione oggi è stato realizzato dagli uffici dell'area socio-educativa a seguito di una richiesta protocollata presso il nostro municipio e indirizzata alla Presidente Rozzi, all'Assessore Mammì, alla dirigente, il direttore dell'area socio-educativa, dottoressa Graziano, e a me in qualità di Presidente Commissione Politiche Sociali. La richiesta per oggetto accorpamento del circolo bocciofilo Giuseppe Mestici al Centro Sociale Anziani Largo Spartaco, Associazione Largo Spartaco. Questa richiesta perviene ai sensi dell'articolo 6 del vigente regolamento sui centri sociali anziani, che recita: è consentito costituire presso ogni centro anziani una sezione bocciofila anche quando tale struttura non sia adiacente al centro stesso. In effetti le due strutture non sono lontanissime, ma sono diciamo collocate in due sedi differenti. Continuo: possono iscriversi alla sezione bocciofile i cittadini che abbiano i requisiti anagrafici previsti per l'iscrizione ai centri anziani. Il comitato di gestione del centro sociale anziani individua tra gli iscritti della sezione bocciofile un responsabile con il compito di curare anche i rapporti con il comitato di gestione stesso. Il responsabile partecipa alle riunioni del comitato di gestione quando vengono trattati i problemi riguardanti la sezione bocciofila, conserva l'elenco dei frequentanti della sezione e organizza le attività sportive e i turni di gioco. Gli iscritti al centro anziani utilizzano le strutture della sezione bocciofila coordinandosi con il responsabile della sezione medesima. La sezione bocciofila, che svolge le proprie attività senza fini di lucro, individua propri organismi di gestione attraverso la definizione di un regolamento interno che non contrasti con il presente regolamento e con quello interno al singolo centro anziani. Concludo: il regolamento della sezione bocciofila deve essere approvato dal comitato di gestione del centro anziani e dal consiglio municipale con apposita deliberazione. Quindi diciamo, in questa nota protocollata dal presidente del CSA dell'Associazione Largo Spartaco, la signora Fine Guerra, e il presidente del circolo bocciofilo Mestici, il signor Antoniazzo Flaviano, viene richiesto al municipio l'accorpamento del circolo bocciofilo al centro sociale e all'associazione. Recito: i sottoscritti fanno presente gli associati al circolo saranno tutti iscritti al centro sociale anziani e all'associazione Largo Spartaco al momento dell'accorpamento. Aggiungono poi: sarebbe per tutti noi una grande opportunità di socializzazione e interscambio culturale. Questa è la richiesta che, come dicevo, è pervenuta il 23 luglio, a seguito della quale poi l'ufficio dell'area socioeducativa, l'ufficio terzietà, ha diciamo, emanato una delibera che è quella in discussione oggi. La delibera è stata diciamo, emanata il 3 settembre ed è stata calendarizzata in commissione con l'invito dei due presidenti e del coordinatore municipale dei centri sociali anziani, il signor Aureli, in data 14 settembre. In quell'occasione sono stati evidenziati gli effetti positivi della proposta di delibera nel caso in cui fosse accolta. Primo fra tutti, appunto, l'opportunità di socializzazione e interscambio fra i due centri, elementi che andrebbero poi a migliorare la qualità del centro anziani, ma anche diciamo, del circolo bocciofilo. Il signor Antonazzi, che come dicevo è il presidente del circolo bocciofilo, ci ha inoltre informato
di quella che era un po' la storia del circolo bocciofilo stesso, che comunque era di un certo livello. Ci sono state delle adesioni ad esempio a dei campionati nazionali e diciamo si è respirato all'interno della commissione, gli altri consiglieri potranno confermare, un clima di serenità e di collaborazione reciproca. Quindi oggi ci troviamo a discutere questo atto per come dire, approvare definitivamente la possibilità così come previsto da regolamento. La commissione si è espressa favorevolmente poi all'unanimità. Colgo l'occasione e concludo per ringraziare l'ufficio della terza età, l'ufficio commissione e l'ufficio consiglio che, nonostante la pausa estiva, in pochissimo tempo, subito dopo la riapertura, hanno già sottoposto la nostra attenzione, in particolare all'espressione di parere della commissione, la proposta di delibera. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io andrei. Ah sì, certo. Ok, grazie. E ho fatto parte della commissione e ho notato un certo entusiasmo nelle persone che erano nella commissione a questa iniziativa del centro bocciofilo. Visto la mia anzianità, naturalmente anche io ho apprezzato questa iniziativa e ben venga che si faccia una cosa del genere, perché la ritengo veramente molto propositiva. Questo è quanto dovevo dire in merito a veramente ho visto un entusiasmo particolare tra le persone, quindi apprezzo questa iniziativa e sarò senz'altro favorevole. Grazie. Consigliere Toti. Sì, anch'io apprezzo questa iniziativa. Cominciano a essere tanti i centri sociali anziani che hanno anche annesso un circolo di bocce. È uno sport che io penso faccia molto bene a tutti, ma specialmente agli anziani che tante volte non hanno la possibilità e non hanno magari neanche la voglia di muoversi, invece magari giocando c'è questa possibilità. Non faccio parte della commissione, però mi fa molto piacere quello che ha detto il consigliere Domenico Carlone, che ha visto entusiasmo, e questo è sempre un fatto positivo per la terza età, l'entusiasmo che ci deve essere, che combatte senz'altro la solitudine, che è il male più grande degli anziani, non soltanto nel municipio ma in tutta Italia. Grazie. Altri interventi, consigliere Principato? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, ho richiesto un altro intervento semplicemente per specificare, non l'avevo fatto prima, che la proposta di delibera ha ricevuto ovviamente il parere favorevole degli uffici in data 3 settembre da parte del direttore dell'area socioeducativa, dottoressa Graziano, e nella stessa data dal direttore del municipio, dottor Menichini. Andrei a leggere il dispositivo, che è quello che poi ci impegna nella votazione. Quindi il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera al punto 1, in conformità al dettato del regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, approvato con delibera del Consiglio Comunale 28/2010, l'istituzione della sezione bocciofila Giuseppe Mestici presso il Centro Sociale Anziani Spartaco, Largo Spartaco, Roma. Al punto 2, la disciplina del funzionamento della sezione bocciofila è opportunamente regolamentata dall'articolo 6 del citato regolamento. E per concludere, al punto 3, il regolamento interno definito dagli organismi della sezione bocciofila è approvato dal Comitato di gestione del CSA e dal Consiglio Municipale con apposita deliberazione. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, e votiamo ora l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari,
Astenuti. Concessa. Concessa all'unanimità. Proseguiamo con la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo, avente ad oggetto proposta numero 125 del 2015, approvazione del regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto del 1990 numero 241. Ricordo ai consiglieri che il parere è stato espresso nella commissione sesta e non nella commissione quinta, quindi la delibera riporta parere favorevole. Lascio la parola per l'illustrazione, consigliere Pompei. Ecco, grazie. Diciamo che per in ottemperanza, per la verità, dell'articolo 12 della legge sul procedimento amministrativo, a un certo punto vengono emessi attualmente dall'amministrazione comunale alcuni regolamenti, dato che i precedenti regolamenti erano anche in relazione ai tempi in cui sono stati emanati. Infatti nel nostro caso i regolamenti precedenti erano del 94 e del 96, quindi un po' datati per la verità. Vengono emessi questi nuovi regolamenti che in ottemperanza dell'articolo 12 della 241 cercano di indicare quali sono le modalità e i criteri con cui vengono erogati questi contributi. Il regolamento che abbiamo esaminato, noi della sesta commissione ce lo siamo visto in maniera molto dettagliata, in effetti è certamente molto più articolato dei precedenti, anche in virtù del tempo in cui viene fatto. Anche i criteri, per quanto riguarda i criteri, ci è parso di fare qualche piccola osservazione, anche se poi queste tralasciano di fatto, sono rimesse di fatto come semplici osservazioni a quello che deciderà la Commissione Capitolina. Quindi non mi dilungo, riservandomi poi eventualmente, a fronte di eventuali richieste di chiarimenti, a intervenire successivamente. Tutto qui. La ringrazio. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Io volevo chiedere un po' di chiarimenti magari in un intervento successivo, visto che in sesta commissione è stato approvato questo nuovo regolamento. Chiarimenti che ho posto al Presidente della Commissione Cultura, ma come dire, giustificando ogni cambiamento di qualsiasi regolamento non sono rimasto molto soddisfatto, in particolare perché da quella piccola visione che posso avere io, c'era un regolamento che finanziava le attività culturali per un 60% a fondo perduto e un 40% a cura dell'associazione che presentava il progetto. Esistevano i finanziamenti completi del 100% per progetti straordinari e quindi il comune, l'amministrazione sceglieva di finanziarne 10 sul primo budget e 10 per il secondo budget, completamente finanziati, totale 100.000 euro, e spendeva 100.000 euro, aveva in bilancio e li spendeva, e seguendo questa modalità il 60% in conto capitale, quindi li anticipava, li dava al comune, il 40% doveva metterli l'associazione. Nuovo regolamento. Dice il Presidente della Commissione, ha detto una cosa buona perché si allarga 70% in conto capitale, 30% la mette l'associazione, quindi si favorisce le associazioni che presentano progetti più piccoli a discapito di chi presenta i progetti più grossi, però sono progetti totalmente finanziati. In questo nuovo regolamento quindi si passa dal 60 al 70%, mentre invece non esistono più i progetti finanziati completamente. Quando il comune intendeva sostenere un progetto, lo finanziava in toto. Oggi non c'è più questa possibilità. Io domandavo, questo regolamento l'avete guardato, se è così oppure no, confrontandolo realmente con quello in essere? Perché 75-85% diventa 15%
in meno, cioè un'associazione che presenta un progetto validissimo, che l'amministrazione comunale lo sosteneva in toto, non lo potrà fare più. Io mi riferisco alle associazioni non profit, quelle forti, quelle dedicate alla vita, viva la vita, insomma, cioè ci sono una serie di progetti che sono stati fatti a cura dell'amministrazione centrale senza far spendere una lira alle associazioni. Cioè, voglio dire, a noi ci frega poco se, scusate il termine, se abbiamo allargato il panorama dei progetti finanziati con un 75%. A noi interessa che esisteva una quota destinata a questi progetti, comunque, senza avere un peso minimo economico. Questo non avverrà più. Io questo ho chiesto nella sesta commissione, caro consigliere, non ho assistito e quindi non posso sapere se avete affrontato questo problema. Proprio per questo motivo, dove solitamente quando si fanno delle cose buone e giuste mi trovano d'accordo, io non trovo, come dire, questa mania di cambiare i regolamenti. Mi sono permesso di dire al Presidente della Commissione, dopo tutti i regolamenti, che questo è un motivo, secondo me, di un risparmio in bilancio. Io ho fatto i conti, ho fatto con Excel quanti progetti potrebbero essere con un modello e quanti progetti potrebbero essere finanziati con un altro modello. Oh, qui c'è un taglio del 5%, non è grosso, però è un taglietto sempre sulla cultura, dove invece non bisognerebbe assolutamente farlo. Naturalmente con la solita faccia così simpatica, gioviale e rasserenante, si dirà di no, perché una, come dire, su tutte le bugie dette tante volte, alla fine potrebbero diventare della verità. Ma io dico che, guardate, quando scioglie la neve si vedrà quello che c'è sotto, si vedrà quello che c'è sotto. Ecco, io mi fermo qua, magari se mi dà una risposta o mi fornisce delle carte, mi forniscono delle carte il capogruppo e il relatore della commissione sesta, sono ben lieto di aderire a questo cambio di regolamento. Ma si è fatto questo regolamento insieme a tutti gli altri, hanno prodotto sempre dei topolini, vogliamo citarne alcuni, non ne cito perché non so, vado fuori tema, ma questa non è una cosa che il movimento non fa, lo fa giornalmente, di andare fuori tema rispetto ai temi veri. Io non voglio andare fuori tema, quindi resto nel tema dicendo: avete valutato questo aspetto di un taglio al bilancio del 5% sulla cultura? Basta guardarlo. Se rispetto a quello vecchio c'è un taglio, ecco i numeri perché vengono in quel modo, perché ci può essere un taglio, perché daranno meno fondi ai finanziamenti, sia per le associazioni che chiedono il 60 e ne daranno il 70, sia per le associazioni che chiedevano il 100% e non glielo daranno, ma daranno l'85%. Grazie. Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, questo atto è passato in Commissione Cultura, anche se il parere poi non è stato espresso, perché la Commissione era formata in quel momento da pochi membri, visto che la maggior parte se ne erano già andati, e pertanto abbiamo ritenuto di non farlo. Invece è stato dato parere nella Commissione Sesta, quella per appunto del bilancio. Il nostro parere complessivamente è positivo su quest'atto. Abbiamo già spiegato in Commissione, perché quello di cui si è detto finora è già emerso in Commissione, già è stata data risposta in Commissione dicendo che non c'è nessun taglio, se c'è un problema di calcoli, cioè di Excel, che si rifacciano questi calcoli di Excel, perché sono errati, non c'è nessun taglio, ma c'è una rimodulazione dei fondi disponibili per consentire altri soggetti territoriali di partecipare, perché c'è una maggiore distribuzione e quindi più soggetti che possono creare attività di stampo culturale sul territorio. Questa si chiama democrazia culturale. Allora, un altro aspetto importante è che si è parlato di questi tagli alla cultura. Allora, qui bisogna capire di cosa si sta parlando,
e bisogna anche sapere di cosa si sta parlando. Intanto perché questi qua sono fondi ovviamente di natura capitolina, quindi sono i fondi a disposizione del Dipartimento Cultura, eccetera, eccetera. E quindi, come ho già detto, non c'è nessun taglio sotto questo aspetto. L'altro aspetto che volevo mettere in rilevanza è che sul bilancio municipale questo è il secondo anno che siamo in carica, sono 2 anni che abbiamo fondi sulla voce cultura in bilancio, negli anni precedenti c'era 0, a parte un Natale per un evento spot. Ora, noi abbiamo fondi a livello strutturale e permanente, con cui tramite delibera che ha votato la Commissione e poi il Consiglio è stata istituita una programmazione culturale permanente che si sta affiancando a un altro progetto di distretti culturali, di sviluppo culturale e turistico. Entro questa consiliatura dovremmo aver cambiato non solo verso, ma anche visione di quello che vuol dire fare cultura sul territorio. Quindi noi andremo avanti convintamente su questa linea, con l'aiuto di quelle opposizioni che vorranno darci aiuto, suggerimenti e anche delle modifiche costruttive se necessarie per l'atto. Da alcune di queste opposizioni stiamo ricevendo questo supporto, da altre evidentemente no. In conclusione, sono state aggiunte nella commissione, però magari lo dirà il Presidente successivamente, il Presidente Pompei, delle osservazioni, perché nonostante comunque l'atto sia complessivamente positivo, secondo noi sono necessarie alcuni emendamenti in sede di Assemblea Capitolina, e cioè è il passo successivo del percorso di questo atto che attualmente risiede al Municipio Settimo e che andrà poi al Comune Centrale. Quindi, fugato ogni dubbio sul taglio che non c'è, sui fondi alla cultura che non ci sono, anzi sono arrivati, chiudo il mio intervento e ringrazio tutti. Altri interventi? Non ci sono altri? Sì, consigliere Giannone. Sì, grazie consigliere, io vorrei a questo punto cogliere l'occasione per fare una mia osservazione riguardo a quanto è stato detto in aula riguardo alle ipotetiche falle che avrebbe questa proposta di nuovo regolamento, che rispetto ai precedenti, l'ultimo mi pare appunto fermo al 96 con una modifica fatta nel 97, chiaramente andava aggiornato. Non è che noi cambiamo i regolamenti perché quelli che c'erano prima non ci piacciono e basta, ma perché alcuni sono vecchi, alla modifica delle normative non è seguita una modifica dei regolamenti, e quindi forse ciò che doveva essere fatto nel tempo lo facciamo noi. E questo sicuramente è un regolamento un po' più strutturato, perché parla appunto non solo di una classificazione della tipologia degli interventi, ma anche dettaglia meglio l'aspetto della rendicontazione, delle verifiche e controlli, che è sempre una buona cosa quando parliamo di amministrazione, no? Perché ricordiamoci che noi come amministratori amministriamo le finanze pubbliche, cioè i soldi di tutti i cittadini romani, non sono né soldi miei, né soldi di questo consiglio, né soldi degli assessori, sono soldi pubblici, quindi abbiamo il dovere, oltre al diritto di dare un'indicazione a seconda delle necessità che percepiamo, no, nella cittadinanza, anche un dovere di rendicontare, di assicurarci che i soldi vengano spesi bene e che siano quindi rendicontati i progetti, le attività. Bene. A proposito poi delle percentuali, ho sentito dire che aumentare dal 60% al 70% la soglia limite di finanziamento sia una cosa negativa. Questa veramente, ho capito, adesso poi passo al secondo punto. Questa è la prima volta che la sento, perché gli operatori
non ci dicono altro che aumentate, aumentate, dateci più soldi, dateci più soldi, e noi diciamo no, attenzione, non è che li possiamo dare tutti a uno, cerchiamo di darli, distribuirli in modo equo, e diamo anche un limite, ok? Ma perché si mettono i limiti? Beh, perché guardate che se non ci fosse un limite, cioè immaginiamo che noi volessimo dare il 100%, si capisce subito che non si tratterebbe più di un contributo, no? Contributo, cioè il contributo è una quota, parte della spesa totale che serve per aiutare, contribuire, no? Ad arrivare alla spesa totale. E quando è che non si danno contributi ma si finanzia totalmente? Beh, quando si fanno gli affidamenti, quando io ho dei soldi, spendo io dei soldi per fare, che ne so, voglio rifare una strada, due sono, cosa si fa? Si danno dei soldi, quindi la strada costa 100.000 euro, io do 100.000 euro per fare questi cose, per fare la strada. Ecco, questo è il caso in cui io do il 100%, perché è un lavoro mio, come diceva prima qualcheduno, è un'attività che consigliare può, che l'amministrazione prende in carico, per favore, okay? Sono 10 minuti che parla in questo caso. Non si tratta più di contributi e non si tratta più di un regolamento che li regola, ma si tratta di un'altra norma che si chiama codice degli appalti, che è normata dal codice degli appalti. Noi stiamo dando dei soldi a qualcuno affinché faccia un lavoro, quindi stiamo dando in appalto. Quindi usciamo dal campo del regolamento dei contributi per entrare in un altro campo di affidare dei lavori, quindi delle somme per fare delle lavori, delle attività, delle qualsiasi cosa. Anche le attività culturali che noi vogliamo, come è capitato per esempio nei bandi precedenti, come potrebbe essere capitato anche in altre materie, in altri ambiti, quando il municipio vuole realizzare un progetto, no? Mette a bando con un avviso, una festazione, con avviso pubblico o con altre procedure ad evidenza pubblica, si dice, proprio per garantire che cosa? Trasparenza, economicità ed equità. Mi sembra che questi poi siano i principi di base previsti dalla norma. Quindi dare un contributo al 100% è una contraddizione in termini, non può essere un contributo del 100%, un contributo è una parte di... Quindi può essere al massimo 99, tutt'al più. Quindi quando parliamo di, quando diciamo le cose, facciamo attenzione, perché ho detto facciamo attenzione, nel senso che riflettiamo su... Io sento parolacce dall'altra... Direi che veramente... Presidente, che vogliamo fare? Facciamo finta di non sentire, che facciamo? Allora, sono quelli che dicono le parolacce, a volte sono anche fortunati, perché io sono sorda, però ne sto sentendo un po'. Vabbè. Allora, facciamo che cerchiamo di mantenere un atteggiamento degno di quest'Aula e andiamo avanti. Dico questo perché con dicendo aumentiamo al 100%, stiamo dicendo, eludiamo, forse, ho inteso io così, ma posso aver sbagliato, eludiamo il codice degli appalti? Ma io direi proprio di no. Quindi probabilmente il limite dell'85% forse è stato inserito, se prima non c'era, sui progetti, fino a un massimo di 85% per i progetti rilevanti, è stato inserito forse per adeguarsi alla normativa. Quindi ricordiamoci sempre che non è che possiamo fare come ci pare, esistono i regolamenti che devono comunque tener conto delle leggi regionali, dello Stato e poi fino ad arrivare alla Costituzione naturalmente. Quindi io penso di aver risposto e spero che gli altri miei colleghi abbiano concordino in questo. Riguardo al taglio della cultura, il collega Guido ne ha parlato, perché se io da un budget do dei contributi, alla fine il budget è quello. Adesso il limite serve per eventualmente identificare, no? In quante parti io devo dividere questo budget, se aumento il limite diminuisco il numero di progetti, se diminuisco il limite do maggior risorse a più progetti. Questo si tratta chiaramente di un'opportunità, qui diciamo che i proponenti hanno pensato di portarlo al 70% per aumentare, per incentivare anche gli operatori culturali a presentare proposte.
Chiaramente dipende, diciamo, la percentuale è un valore, è una soglia. Se il budget è 1000 ci sarà un certo numero di progetti, se il budget è 10.000 ci sarà un altro numero, se riuscissimo ad avere un budget di 100.000 chiaramente avremmo un numero maggiore, ancora maggiore di progetti. Quindi sostanzialmente il limite, la soglia, non ha alcun effetto sul taglio della cultura, non c'entra niente, il taglio è un fatto, è un valore assoluto. C'ho un budget di 10, di 100 o di 0. Lo ha detto prima il mio collega, fino a 2 anni fa la cultura qui era 0. Quindi non abbiamo tagliato, magari abbiamo cominciato a metterci un po' di soldi, abbiamo rimpolpato, anzi abbiamo rimesso soldi alla cultura. Quindi non diciamo cose non vere. Non c'era una programmazione dal 2020. Senza contare poi, chiaramente, cultura e sport, senza poi contare che questi soldi noi abbiamo, non solo li abbiamo rimessi, ma abbiamo anche previsto che questi soldi debbano essere utilizzati secondo certe regole, certi criteri che ci siamo dati come municipio. Quindi vi ricordo la delibera 38 del 2017, delibera quadro con cui abbiamo ristituito una programmazione che abbiamo voluto chiamare appunto stabile. Perché? Perché noi ogni 6 mesi vogliamo che ci siano delle attività. Stiamo andando a regime e speriamo che poi con il tempo si possa aumentare anche di più questo budget e la nostra capacità di riportare cultura nel nostro municipio. Non è una cosa semplice, perché da zero non si va a 100, da zero gradualmente si ritorna. È quello che stiamo facendo. E tempo scaduto. L'ultimo concetto, i regolamenti che partoriscono dei topolini. Non lo so se siano topolini o se siano invece dei giganti, so semplicemente che sono delle azioni concrete per riportare il giusto modo, no? La giusta regolamentazione per rendere operative certe possibilità. E questo l'abbiamo fatto in cultura, l'abbiamo fatto per il trasporto scolastico per esempio, dove non c'è un regolamento, l'abbiamo fatto per la refezione scolastica affinché gli uffici possano lavorare meglio avendo un regolamento, e avendo un regolamento aggiornato anche gli uffici lavorano meglio e più speditamente per raggiungere un obiettivo sempre più efficace. Grazie. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? No? Ah sì, Mitrotti. Grazie. Mi dispiace, non ho partecipato alla discussione perché ho visto tanto entusiasmo, però il Partito Democratico rispetto a questa modifica si asterrà, anche perché credo che neanche la Commissione Capitolina competente si sia ancora occupata del tema, e quindi sarebbe abbastanza, siamo alle solite, nel senso che è ovvio che si decide di mandare prima i municipi e invece magari di arrivare poi nella sede competente per fare le modifiche necessarie, e quindi il rischio è che oggi stiamo, diciamo, facendo una discussione che poi verrà ulteriormente modificata non solo in Assemblea Capitolina ma addirittura nella sua Commissione Capitolina competente. Pertanto, diciamo, non avendo ancora registrato neanche in quella sede almeno una prima bozza di discussione che prendesse anche a riferimento le modifiche che ci sono state a livello nazionale su questi temi, mi pare del tutto impossibile oggi per noi esprimerci, e quindi il Partito Democratico si asterrà. Altre dichiarazioni? Consigliere Toti. Sì, anche come Forza Italia ci sarà astensione. Ho visto molte osservazioni che sono state compilate dalla Commissione Sesta. Io non faccio parte della Commissione Sesta, addirittura la Commissione Quinta non ha espresso parere. Questo io penso abbia un significato, la non espressione di parere. Comunque anch'io rispetto a questo ho delle preoccupazioni, perciò il voto è un voto di astensione. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Carlone. E ripetere le stesse cose mi sembra pure inutile. Dal
dalle modifiche che ho visto che si apportano alla delibera, praticamente noto qualche cosa di non, per me, diciamo, ancora non riesco a capire quello che si vuole modificare, poi probabilmente qualcun altro me lo spiegherà meglio, però voglio dire, le cose o vengono con un modo concreto e chiare oppure non si portano per niente. Se vado a leggere le modifiche, praticamente mi danno tanti dubbi nell'approvazione di questa delibera, per cui anche il gruppo dei Fratelli d'Italia si asterrà dal voto. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Consigliere Ciancio. Sì, grazie Presidente. Io, come dire, con tanta, ho ascoltato le motivazioni, però rileggo, così almeno dico il motivo per cui io mi astengo e ho posto questi problemi in commissione. Approvazione del regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali. Il vantaggio economico per un'associazione che presenta un progetto che avrà un contributo del 60% gli sarà spostato al 70%. Un'associazione che vuole un contributo, o lo chiama vantaggio economico totale perché non ha la possibilità di pagare nulla, ma fa un'iniziativa valida, corretta, congruente nella nostra, e poi tra parentesi, questi finanziamenti sono dipartimentali, non parliamo di bilancio del municipio. D'accordo? Quindi ogni volta che ripetiamo bilancio vecchio, questi finanziamenti il dipartimento li erogava per progetti che erano rendicontati e ne finanziava alcuni al 100%. Oggi, dopo questo regolamento, ma naturalmente il Campidoglio, la Commissione Capitolina valuterà questo aspetto di modifica. Non può essere che la sindaca non può finanziare al 100% un'iniziativa fatta da Viva la Vita. D'accordo? Quindi questa è la differenza, non giochiamo con le parole. E allora io vi inviterei, come fate in commissione, di guardarle da più punti di vista le cose. Ogni volta sta pappardella, non c'era, insomma, la questione è questa. Diciamo tutti tra di noi, i progetti che le associazioni presentano per averli finanziati completamente non ci saranno più, gli daranno l'85%, cioè il 15% in meno. Questo è il nucleo del discorso, ecco dov'è il taglio. Se lei mi cita quelli del 75%, a me va benissimo aumentarli, ma lasciamo quelli del 100% come erano nel vecchio regolamento. Questo ho voluto dire, e in commissione qua rispondiamo sempre con delle situazioni che non mi garbano. Vi devo dire, mi scuso con la Presidente se borbotto dietro, perché se ragioniamo e studiamo potremmo proporre alla Commissione Capitolina un'azione corretta e congruente, perché nel 90, perché l'ultimo è stato fatto nel 90, non è stato fatto a gogo perché volevano regalare o non rispettavano il codice degli appalti. Si tratta di vantaggi economici per associazione non profit. Grazie. Per questo motivo mi dispiace, anche se ho visto delle cose in commissione sulla rendicontazione più puntuale. Bene, ma il fulcro della situazione sono l'aspetto economico che cambia. Fine, io volevo solo questo. Se tornerà qua questo regolamento, perché dovrà tornare qua come quello del regolamento sugli impianti sportivi, se tornerà qua noi lo approveremo se fanno questa modifica. Tempo scaduto. Grazie Presidente, per questo io mi asterrò dal voto. Ci sono altre dichiarazioni? Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, io evito di dire le stesse cose che ho già detto prima, perché sennò stiamo a parlarci addosso sulle stesse cose già chiarite, però poi si fanno altre domande che ricalcano quelle di prima, quindi io cerco di stare qua a rispondere un'altra volta, ma già ho risposto. Pertanto semplicemente noi votiamo favorevoli per quanto già detto, per le osservazioni per noi giuste che il Presidente Pompei ha voluto aggiungere alla delibera votata in Commissione Sesta, e anche in questo caso ringrazio tutti.
Votiamo favorevoli. Contrari. Astenuti. L'espressione di parere viene votata con 15 voti favorevoli e 5 astenuti, sì. Punto successivo. Mozione a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Gugliotta, avente ad oggetto rimozione scritta inneggiante al fascismo in Viale Castrense. Lascio la parola alla consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. In realtà, diciamo, il Partito Democratico continua a presentare a quest'Aula degli atti che purtroppo ricordano un'escalation preoccupante che non ho alcun problema a definire di stampo razzista e fascista, nonché anche anticostituzionali e incostituzionali, che però continuano ad essere presenti purtroppo sul il nostro territorio quasi nel preoccupante silenzio. E più di una volta abbiamo cercato con un nostro atto di spostare l'attenzione su un tema così urgente e purtroppo tante volte invece ci siamo ritrovati a dover discutere di cose che andavano o volevano volutamente essere spostate da qualche altra parte, quasi a voler distogliere l'attenzione da quello che in realtà stava capitando. Questo è successo prima di alcune aggressioni in alcune sedi del Partito Democratico, di centri sociali, di altre forze politiche. Questo è successo in occasione di attacchi a persone di stampo ovviamente razzista e fascista, ne abbiamo anche parlato durante lo scorso consiglio, l'aggressione all'ultima che c'è stata, ma ce n'era stata una un mese prima, a cittadini stranieri che lavorano sul nostro territorio e che evidentemente devono subire aggressioni diciamo senza un'ulteriore attenzione da parte delle istituzioni. Quindi ci ha colpito molto quella scritta che è apparsa su Viale Castrense e abbiamo voluto condividere con il Consiglio del Municipio e quindi con tutte le forze politiche che siedono qui la necessità di dover dare una risposta, perché io parto sempre da quell'appuntamento che ci eravamo dati qualche mese fa con un coordinamento antifascista e antirazzista a Piazza Re di Roma, in cui c'erano tutte, gran parte delle forze politiche, quantomeno c'era la maggioranza, oltre al Partito Democratico, alle associazioni e ad altri esponenti di forze politiche della nostra città. Ci fu un impegno anche a lavorare insieme per arginare quello che sta diventando un fenomeno sociale di cui non abbiamo contezza della pericolosità, perché quando è successo, quando c'è stata l'irruzione in alcune sedi, non erano quattro ragazzi, perché la denuncia che ha fatto il Partito Democratico di Roma, e viva Dio chi denuncia, e facciamo bene a denunciare, ha portato alla prosecuzione di indagini, ha portato anche io sento vociare, lei è sempre sorda un po', so che fa ridere, non so perché. Ma parli lei, consigliera. Detto questo, in realtà quelle persone sono state identificate e sono state anche identificate con persone che appartengono ad una forza politica di estrema destra. Quindi, per tutte queste ragioni, non solo c'è la rimozione necessaria di quella scritta, tra l'altro enorme, con un'arroganza e uno schiaffo agli abitanti, alla città, che veramente quasi in modo provocatorio hanno voluto dare anche lì esponenti di
di Forza Nuova, perché c'era il logo, quindi non perché si sono nascosti, anzi. E quella scritta San Giovanni è fascista è ovvio che per noi è un problema, ma è un problema per la Costituzione italiana. E quindi la necessità di rimuovere quelle scritte, aggiungo io, sarebbe un segnale da dare al territorio, perché riceviamo continue segnalazioni di persone che ci raccontano di un quartiere, in particolare quello dell'Appio Latino, che ormai è fuori controllo. Io, insomma, conosco bene quella zona, ma in realtà alcuni manifesti ci sono sempre stati, ma l'aggressività e l'arroganza di chi si vuole riprendere i territori in quel senso, cioè esattamente con la forza della paura, e lo fa usando i mezzi che conosce, la violenza, perché è questo che sta purtroppo avvenendo sul nostro municipio, noi istituzione non possiamo permetterci di stare in silenzio e di stare fermi. E non basta più la segnalazione al corpo dei vigili urbani, perché sabato scorso erano in piazza Re di Roma con un banchetto, quelli di Forza Nuova. E allora qualche cosa non funziona più forse. E se è vero, come dico sempre, e sì, magari diciamo, vorrei evitare di entrare nella solita discussione tra gli estremismi, perché qui non si tratta di estremismi, io sto parlando di altro e spero che ormai l'abbiate capito, visto che è la quarta tra interrogazione e atto che presentiamo, qui il problema comincia a diventare serio. E quindi, come il Partito Democratico ha fatto già in altri momenti, sia istituzionali sia fuori da questa istituzione, tendendo la mano a questa maggioranza e dicendo questa roba la dobbiamo gestire insieme, perché oggi siamo noi quelli che stanno da quest'altra parte, ma di fronte a questa cosa dobbiamo unire le forze e ci dobbiamo dire tutti insieme che non si fa, e quindi quegli atti, quando vengono messi e buttati sui muri della nostra città, devono essere non solo rimossi, perché quella rimozione non è il semplice gesto di aver tolto una scritta, ma perché significa che questa roba non può più passare e non può più essere tollerata. Ora, io posso capire, c'è un problema di risorse, c'è un problema di risorse umane, quindi non è che possiamo stare a seguire, però questo vuol dire anche monitorare il territorio, questo vuol dire anche dare una risposta da parte delle istituzioni di prossimità che a volte, per non so bene quale motivo, decide più che altro invece di evitare di esporsi. Io penso che invece ci dobbiamo esporre, esattamente come quella denuncia che è stata fatta qualche mese fa, e pubblicamente dire che queste cose non devono più avere cittadinanza sul nostro territorio. Quindi le richieste nascono da quella scritta che ci ha colpito e ferito personalmente, ma non solo, anche come gruppo politico, e mi auguro che, diciamo, questo stesso sentimento lo abbiate raccolto tutti. E contestualmente la richiesta è quella di starci e di fare attenzione a quello che sta succedendo, perché ripresenteremo nuovi atti, ci direte sempre no, ci direte che erano quattro ragazzi che giocavano e che mettevano paura, non lo so, ma noi saremo sempre dalla stessa parte a dirvi che c'è qualche cosa che invece sta dilagando su questo territorio, su questo e in altri, ma su questo la situazione sta diventando particolarmente preoccupante. Ci sono delle inchieste, ci sono delle indagini, non sottovaluterei, ma ognuno faccia il suo mestiere e diciamo chi si deve occupare di ordine pubblico, noi ci dobbiamo anche occupare di ristabilire un clima di cittadinanza e di rispetto reciproco, ai limiti però del rispetto anche della nostra Costituzione. Ecco, quella scritta non è accettabile, quindi quella, come tante altre, meritano un'azione che sia simbolica, ma che abbia anche il significato di rottura rispetto a quello che fino ad oggi è stato presente sui muri del nostro municipio. Vi ringrazio. Sì, consigliere Candigliota. Grazie, Presidente. Allora,
premesso che va condannata qualsiasi tipo di violenza e su questo non c'è dubbio, però mi domando perché ci si concentra sempre solo su alcuni tipi di scritte. Sul territorio troviamo tanti tipi di scritte omofobe, troviamo delle scritte politiche di entrambi i lati, perché comunque non ci scordiamo che anche dall'altro versante ci sono delle scritte, quindi però ci si occupa sempre solo di un lato e questo mi preoccupa, ma mi preoccupa perché è un po' come quello che guarda sempre il vicino a casa sua, l'orticello, e poi non guarda anche le altre. Detto ciò, a me dispiace che ci si concentri sempre solo su questo e non ho mai sentito parlare di delle frasi scritte omofobe o razziste sui muri. Quindi, in teoria, diciamo che ci dovremmo concentrare questo. Con questo avrei finito, ma no, anzi no, non finisco qua, perché qui ho una mail. La vado a leggere. Gentilissima, si chiede cortesemente di voler fare intervenire l'ufficio competente per la rimozione urgente di scritte fasciste in Viale Castrense, così come segnalato da diversi cittadini. Ringraziamo. Ecco qua. Quindi, quello che è di nostra competenza, perché parliamo, la rimozione delle scritte non è di nostra competenza, noi possiamo fare ovviamente la segnalazione cercando di fare in modo che vadano a levare quelle scritte. L'abbiamo fatto, eccolo qua, cioè un atto, una mail qua. Quindi a questo punto l'atto che avete presentato, la mozione che avete presentato, credo che sia ormai sorpassata. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio. No, per carità, grazie Presidente, no, per carità, di fronte a una mozione così importante non possiamo fare che, siccome ci sono altre cose, non se ne parla oggi. Oggi c'è all'attenzione di tutti noi una mozione di un partito di opposizione, una mozione importante, una mozione che, come dire, io capisco i consiglieri che dicono ma dall'altra parte, non dall'altra. Oggi stiamo parlando di una risposta che abbiamo già detto tutti noi in Piazza Re di Roma, non tolleriamo. Noi non tolleriamo che ci siano scritte di nessun genere. E se in particolare però in questo momento c'è una scritta a Viale Castrense formulata in quei termini, non ci può essere una risposta "io ho il cuore nero, me ne frego e sputo in faccia al mondo intero". Noi stiamo continuando ad avere risposte sul territorio che vanno in questa direzione. Cioè, io mi aspettavo dai consiglieri di maggioranza oggi che non mostrassero un'email di scarica balle, ma che insieme a tutti noi, come dire, praticassero velocemente un'azione per invertire questa terribile situazione che noi viviamo su via Taranto. C'eravate, abbiamo parlato di via Taranto, distribuzione dei pasti solo per soli famiglie italiane. Ma dove viviamo? Cioè, noi non possiamo dire "ho mandato una mail, ma va bene". No! Ricordo che comunque quando sorgevano queste scritte, è vero che si prendevano degli sputi, ma c'era comunque una passione da tutti i partiti democratici per sovvertire e annullare queste, come dire, derive. Sempre i partiti di centro, i partiti liberali, i partiti repubblicani, tutti i partiti, forse qualche partito, e lo dobbiamo dire, che aveva un'estrazione, una matrice ben riconosciuta, non aderiva, ma c'è stato sempre, come dire, una battaglia. Io non posso vedere sull'angolo di via Rimini i manifesti neri messi dopo che abbiamo fatto la manifestazione tutti insieme rispetto a quello che succede a via Taranto. Ragazzi, oh, mettiamoci la mano sulla coscienza. Io non posso rimanere soddisfatto che il collega Candigliota mi dice "ho mandato la credere, obbedire, combattere partigiani infami". Oh, i partigiani infami scritti ai Monti del Grano.
oggi c'è stato il servizio di quello che è successo in Toscana e non c'era nessun motivo per fucilare tutte quelle... La violenza e alimentare la violenza non è cosa gradita a questo paese e alla democrazia totale di questo paese. Purtroppo in questo periodo sta succedendo qualcosa di strano, straordinario, e ve ne siete accorti, e il Movimento 5 Stelle se ne è accorto. Non può dissuadere in quest'Aula su una mozione presentata da un partito che dice sostanzialmente, alla fine, due punti: provvedere alla rimozione immediata delle scritte comparse lì. Fine. L'altro punto: a prevedere un piano di rimozione. Oh, noi prevediamo giustamente un piano di rimozione dappertutto, non importa quello che incontreremo. Come diceva prima il consigliere, dice, se incontriamo anche le scritte, cancelliamo tutto. C'è un ufficio al comune. Faccio un altro esempio, caro collega, per dire quanto è ingiusta rispetto all'azione che a volte i municipi e l'amministrazione dà. Se lei mette un manifesto elettorale appiccato a un pilastro della tangenziale, gli arriva una bella multa e rintracciano subito chi è. Bene? Si sa nome e cognome di chi mette i manifesti a via Rimini o angolo via Appia, d'accordo? Non ho visto nessuna azione. Si sa nome e cognome di chi vende, distribuisce. Il municipio può dire ai vigili urbani di fare un controllo serrato. Con quale titolo può distribuire cibi e bevande? Che se lo fa il consigliere lo arrestano dopo due minuti. Cioè, noi non possiamo fare nulla. Cioè, queste forze possono risponderci in questi termini? Assolutamente no. Proprio per questo io chiedo al consigliere che ci ha preceduto di riguardare con attenzione quello che c'è scritto e di dare un segnale di forza, di democrazia, di passione contro questa forma che in questo momento si sta manifestando all'Appio Latino, a San Giovanni in particolare, nella zona dove io risiedo. E credimi, io di sera qualche volta temo che qualcuno possa, come dire, esagerare dopo che beve una birra in più, oppure, ma non lo so, io temo che possa succedere qualcosa di sgarmaticato, non me lo auguro. Proprio per questo un segnale delle istituzioni è importante. Il presidente Lozzi è venuto con noi, è stato a Piazza Re di Roma a formulare, come dire, un pensiero netto, preciso e indelebile. Adesso noi diciamo, io me la so cavata con un mandato al dipartimento competente, approviamo la mozione, e non se ne parla perché oggi è un segno di democrazia. Grazie. Richiama regolamento, articolo 65. Sì, mi spieghi perché? Fatto personale, mi ha citato. Ma che cosa ha detto qualcosa? Ha detto che il consigliere dice questo, ma realmente non è così. Ah, ok, va bene. Alla fine della discussione le cedo la parola. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Parla prima a me, mi fai parlare. Prima a me. Non serve. Ah, prima c'era Carlone, non me ne sono accorta? No, non c'è problema, diamo la parola a Carlone subito. Non no, me ne ero accorta. Non me ne ero accorta, mi dispiace. Sbrigativo. È stato nominato il fatto delle scritte sulla tangenziale. Io percorso ancora l'autostrada da Roma che va a Reggio Calabria. Sui ponti ho visto scritto Dio c'è, ma c'è sempre stata. Sono 30 anni che c'è stata, nessuno mai l'ha levata. Dio c'è. Magari non ci fosse, ci si mangiavano qua. Io volevo solamente ricordare che la nostra zona è stata una zona sempre battagliera. Nei periodi degli anni 70, qualcuno forse non si ricorda i fatti di via Calarenzio, però è bene non ricordarli quei periodi, perché se si ricordassero quei periodi, penso che la guerra civile era inevitabile. 3 ragazzi morti. Ho vissuto io quel periodo da vigile urbano,
facendo pattugliamenti su quella strada, via delle Cave, via Calarenzia, e col grosso pericolo che ci bombardassero pure a noi. Quindi a me mi corre l'obbligo oggi di dire: è bene che tutte le scritte siano cancellate, ma con una immediatezza unica, perché i responsabili, anche se mettono la sigla di quella sigla di appartenenza politica, non sono... Dove vai? Dove li identifichi? Vai in una sezione e ti dicono: non mica sono stato io, è stato l'altro. Quindi perdiamo tempo a scrivere quei verbali che si scrivono, che non avranno esito. Non avranno alcun esito. Allora è opportuno che da parte, e c'è un gruppo apposito che si chiama i PICS, se non vado errato, che sono addetti proprio a questo compito. Quindi non appena si ha una segnalazione del genere, subito intervenire con immediatezza, perché questi fatti sono da condannare. Io ho sempre condannato queste cose, per carità. Qui non c'entra né fascismo né comunismo, qui c'è la vita nostra in mezzo a queste cose. E non a caso proprio oggi il Santo Padre ha raccomandato alle parti politiche di non fomentare queste cose, perché si va in una strada sbagliata. Mi ha ricordato ancora, io ero ragazzino, avevo 6 o 7 anni, su un palazzo del paese dove io sono nato, ma non è mio, c'era scritto: credere, obbedire e combattere. Ma c'è stata una vita quella scritta, noi ci ponevamo il problema: ma che vuol dire? Poi naturale, si sapeva da dove veniva quella scritta, ma voglio dire, finiamola, no? Sono passati tanti anni. Cerchiamo di sotterrare l'ascia di guerra e di parlare sotto altri aspetti. Diciamoci le cose che effettivamente sono abbisognevoli alla cittadinanza. Qui il cittadino stesso si pone la domanda: ma che sta da fare? E noi dobbiamo dare conto a queste persone su quello che noi facciamo, sulle cose che veramente il cittadino si aspetta da parte nostra. L'appartenenza politica è un'idea. Qual è il problema? È un'idea che si esprime, è un'idea che non condividono altri, ma è comunque un'idea. Io penso che questa mozione porti naturalmente al fatto che debbano essere tolte tutte quelle scritte, ma non a ricordare sempre i vecchi tempi, si concesse a dei denominati writers di imbrattare le mura della città. Questa è una cosa veramente abominevole, no, cose che non devono assolutamente succedere più, perché la città deve essere bella, linda e pinta, come si suol dire, deve essere bella da vedersi. Io vorrei vedere solo fiori per le strade, ma è difficile, no, i morti no, lasci perdere, lasci stanno stare. Quindi questo è il nostro compito, è quello di facciamo le segnalazioni agli organi che devono intervenire, maggiore attenzione da parte degli organi di controllo, si segnalano, si provvede con immediatezza a togliere queste scritte. E quindi ecco qua, è finito il discorso, è finito il compito. Basta, chiedo scusa. Grazie. C'era Pompei, giusto? Sì. No, io colgo l'occasione per riallacciarmi a una cosa che faccio una riflessione, approfitto della posizione che alcuni elettori mi hanno voluto bontà loro dare per fare una riflessione. Condivido senz'altro il fatto che queste scritte vanno immediatamente tolte, qualsiasi scritta inneggiante a una parte o all'altra deve essere tolta immediatamente, non c'è bisogno di fare una mozione, stanno gli uffici delegati ad hoc, basta fargli una segnalazione e quelli dovrebbero farlo, poi se non lo fanno affari loro, insomma ci stanno anche i mezzi di repressione. Sì, si sente. L'unica cosa che volevo veramente dire è che questo malessere sociale che si manifesta in queste scritte, perché questo è quello che a me
me preoccupa veramente, cioè le cause. Continuare a allagnarmi per quel che deficiente pensa che i suoi problemi si risolvono se dice vive il duce o scrive è praticamente risibile, però il malessere sociale che ci sta, e tante volte purtroppo la pubblica amministrazione, non voglio fare riferimento al passato, ma ce lo sbatte sotto gli occhi. Eravamo partiti parlando del mercato Appio e vi voglio rammentare qualcosa del mercato Appio. Viale Furio Camillo era una strada che secondo il piano regolatore doveva collegarsi addirittura con via Marco Polo. Questa strada che doveva servire da circonvallazione esterna per risolvere tutto quel traffico che si portava da una parte all'altra della città. Questo era il piano regolatore di Viale Furio Camillo. Io vorrei sapere in base a quale ragionamento alcuni soggetti, che però nessuno cita questi qui, perché ovviamente se questi soggetti hanno modificato il piano regolatore facendo una cosa legittima, per carità, le cose peggiori vengono fatte da chi ha colletti bianchi e porta la cravatta, il direttore mi scuserà stavolta, e da chi a un certo punto usa la legge per portare, per perseguire dei suoi interessi. Viale Furio Camillo doveva essere tutta quanta aperta come prima, e Viale Cesare Barogno dovevano essere unite, e quella strada doveva collegarsi con Viale Marco Polo. Questo era il piano regolatore, correttissimo. Perché? Perché? A un certo punto è stato fatto un accordo di programma per fare in modo che quella parte della Stefer è rimasta tale. Perché? Quali interessi ha soddisfatto? Non certo gli interessi dei cittadini. Allora, quando noi queste situazioni le sbattiamo in faccia al pubblico, io non parlo contro qualcuno, ma quando noi queste situazioni le sbattiamo in faccia al pubblico, al quale poi neghiamo, per esempio, la possibilità di non avere la puzza del mercato sotto casa, come viene dietro via Gino Capponi, a un certo punto questo dice, ma che cavolo fanno questi? Quando noi in altre zone di Roma, tipo via al Quarto Miglio, che voi sapete, a un certo punto facciamo costruire un palazzo dei 5 piani, quando se a un certo punto uno mette una verandina, arrivano i vigili del territorio e subito gli fanno la contravvenzione, la gente si incazza, scusatemi l'espressione, sì, ho sbagliato direttore, però la gente a un certo punto trae delle conclusioni, è questa la base che fomenta il malcontento, come per chi ama un pochettino studiare la storia, non soltanto parlare ma studiarla, si accorgerà che certi fenomeni vengono fuori quando c'è uno stato di malessere profondo per una serie di motivi, anche economici, all'interno della popolazione. Solo questo volevo dire, non contro una parte politica, ma cercando di aiutare quella parte politica a capire come stanno effettivamente le cose, come peraltro l'ha capito per tanti anni, per carità. Grazie, scusate. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, sì, consigliere Rinaldi. Niente, volevo dire che questo, cioè, questa maggioranza non si dimentica di Acca Larenzia, ma non si dimentica neanche di Roberto Scialabba, che 40 anni fa è stato ucciso a Piazza d'un Bosco per mano fascista. E volevo riportare l'attenzione anche a un evento che è successo il 27 gennaio del 2018, quindi pochi mesi fa, diciamo, per quanto riguarda una scritta fascista che era stata apposta sopra il liceo Darwin. In quell'occasione la Presidente Lozzi fece una comunicazione al Comandante dei Vigili che immediatamente fece togliere quella scritta. Per cui questo tipo di attività, questo tipo di correzioni a questi comportamenti incivili, che sono, non dico quotidiani, ma sono molto frequenti, noi non possiamo fare una mozione per ogni scritta che appare sui muri, anche se è condivisibile diciamo, l'intenzione, e quindi il fatto di voler prendere delle iniziative contro queste cose, queste manifestazioni incivili. Per cui, ecco, insomma, da parte nostra credo che ci sia tutta l'intenzione a reprimere e a crescere anche da un certo punto di vista, chiamiamolo culturale, come ha detto il collega Pompei, cioè cerchiamo di fare più cultura, cerchiamo di andare in una direzione diversa, che è quella di contrapporre continuamente questi retaggi ormai polverosi anche, diciamo, che comunque non devono essere dimenticati, così come non lo deve essere il milite ignoto per quello che rappresenta. Per cui noi dobbiamo tenere presente che c'è stata una Acca Larenzia, ma che c'è stato anche un Roberto Scialabba. E questo è quello che ci deve muovere, non la mozione su una scritta che avviene così. Non dico sporadicamente, perché queste cose si ripetono purtroppo, e quindi ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti.
sono stati, io devo dire, molto interessanti gli interventi che mi hanno preceduto, sono stati molto interessanti e anche diversi gli interventi sia della maggioranza sia dell'opposizione che mi ha preceduto. Vedo nella maggioranza un discorso che mette chiaramente combatte tutti e due gli estremismi, vedo a sinistra un discorso univoco. Comunque quello che io voglio ribadire di essere contro, ma essere anche forti contro quelle che è l'imbrattamento della città, contro quelle che sono le scritte abusive, perché sono le scritte abusive, ricordiamoci, abusive e illegali. Quando diciamo essere forti significa ribadire la forza che viene data ai vigili urbani, alla polizia locale, alla polizia, a tutto quello che significa non solo prevenzione, che è importante, ma anche repressione rispetto a questi atti, perché qualcuno deve rispondere, e doveva rispondere anche nel passato, della città, dello stato dei muri imbrattati della città. E non si è riuscito a fare niente rispetto a questo. E ci sono rispetto a questo delle responsabilità. Poi c'è il discorso politico che ha fatto la sinistra quando dice cancelliamo la scritta a Viale Castrense. Rientra in questo discorso che io ho fatto all'inizio del mio intervento, ma io dico che questo discorso, proprio perché la sinistra dice unità, grande unità, siamo tutti discorsi rispetto alla violenza e rispetto a coloro che inneggiano a sistemi illiberali, siamo tutti contro e dovremmo essere tutti contro, però non dire che ci sono alcuni sistemi illiberali che dobbiamo combattere anche oggi ed altri sistemi illiberali che sono pure un po' amici nostri. Ecco, quando parliamo contro la destra o la sinistra illiberale, perciò quando parliamo di movimenti extraparlamentari anche, bisogna da sinistra, da centro e da destra prendere posizioni forti, univoche, non giustificando magari qualcuno, perché se si vuole giustificare in tema di violenza, di aggressioni, di cancellazione di scritte, non tutti i sistemi liberali, non si può fare un discorso unitario, almeno per noi di Forza Italia. Poi voglio dire, la sinistra può fare quello che vuole, Vedo un discorso diverso da parte della maggioranza di 5 Stelle, che parla di illegalità a destra e a sinistra, parla di violenze che sono avvenute nel nostro quartiere e ripetute. Ricordi che io ricevetti anche una lettera, stava su tutti i giornali, con una pallottola nella mia sede. Allora voglio dire, rispetto a questo c'è stato e c'è ancora, come diceva Domenico, una tensione forte che c'è sempre stata nel nostro territorio, un discutere in maniera forte, qualche volta pure voglio dire in maniera non in maniera illegale. Rispetto a questo, ecco, quando noi diciamo essere contro, essere forti, io dico essere forti nel rispetto della dignità della nostra città, rispetto al decoro della nostra città, quello che vogliono i nostri cittadini. Quando noi parliamo non soltanto delle scritte, il consigliere Pompei parlava di puzza, io dico, penso ai cassonetti, ai mercati, a tutto quello che ancora non funziona nella città in termini di decoro, e tanto ancora non funziona, non è solo il discorso delle scritte, è chiaro, c'è un discorso di Ama che, voglio dire, sta in una situazione molto precaria, il socio unico Roma Capitale ancora non approva il bilancio di Ama, portando con questo in grossa difficoltà Ama, e io spero che non ci sia un discorso similare a quello di Atac,
che è un discorso veramente di grossa sofferenza, ma si può avviare se non c'è presto un discorso di approvazione di bilancio da parte del socio unico. Comunque, ecco, il rispetto al decoro, rispetto al decoro e alla dignità della città, che parte pure dalle scritte sui muri, che si allarga, è chiaro che questo, come ho detto, e concludo questo dicendo, ci vuole un discorso forte di risposta da parte del governo della città, in modo che cresca la dignità della città, il decoro della città, e poi chiaramente tutto quello di cancellare quelle scritte chiaramente che inneggiano a un discorso di riferimento a sistemi liberali che sono di estrema destra e di estrema sinistra. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo essere chiaro su un punto. Il Movimento 5 Stelle condanna qualsiasi forma qualsiasi forma con cui si inneggia al Partito Fascista, l'abbiamo già detto. Lo vogliamo ripetere? Lo diciamo. Quindi siamo assolutamente d'accordo che queste scritte sono assolutamente ingiuriose, sono assolutamente per quello che è il rispetto della legge, di quello che della Costituzione innanzitutto, perché sappiamo bene che la legge Scelba cosa dice, no? Riguardo la riorganizzazione del disciolto Partito Fascista. E noi siamo d'accordo con il Partito Democratico nel fare in modo che questo clima che si è creato debba essere ristabilito. Si è sentito parlare di ristabilire un clima di cittadinanza. Siamo d'accordo, è quello che noi ci aspettiamo, è quello che noi vorremmo che accadesse. E, per inciso, lo avete capito, noi siamo anche contro ogni forma di imbrattamento, no? Che quindi vada contro il decoro, che possa essere una scritta in nero o in rosso, che sia un manifesto nero o rosso o giallo o qualsiasi altro colore. Questo è il quadro. Però vorrei entrare anche nel merito di questa mozione, perché non stiamo parlando dei massimi sistemi. Questa è una posizione politica e l'abbiamo già chiarita, ripeto, in diverse sedute di questo Consiglio, e vi ricordo anche l'affermazione che potrete andare a vedere, a rivedervi e a risentirvi del nostro consigliere Rinaldi riguardo alla nostra posizione sul fascismo. Io personalmente ho presenziato anche a Montedegrano quando c'è stato l'atto di vandalismo contro la statua, contro il mausoleo che c'è lì. Io in prima persona, da cittadino innanzitutto, ho mandato più di un'email, più di una comunicazione ai PIX, al Dipartimento, nel marzo del 2017, nell'ottobre del 2017, nel novembre del 2017, febbraio 2018, maggio 2018, e continuerò a farlo ogni volta che vedo, no? Situazioni di decoro che violata. Questo per dire cosa? Che ritornando alla mozione, qui bastasse una mozione, ripeto, nel far sì che si possa ristabilire un clima di cittadinanza, magari. Purtroppo non è così e dobbiamo utilizzare altri strumenti, come per esempio la moderazione, no? La capacità di ascoltare gli altri, nella capacità di riconoscere le cose buone dalle cose cattive e riconoscerle anche ai nostri avversari, quella che si chiama onestà intellettuale, perché solo in questa maniera, dando noi l'esempio, possiamo far sì che gli altri possano, con la stessa onestà intellettuale, affrontare il dialogo, i discorsi, senza quella cattiveria e quell'assolutismo che porta poi a scrivere sui muri, ma è solo un atto finale, è solo il momento finale di questa violenza con cui
si vuol comunicare, perché non si è abituati al dialogo. Ecco, per provvedere alla rimozione della scritta in Viale Castrense, abbiamo già provveduto, ma come abbiamo già provveduto, han provveduto l'ufficio, perché esiste quindi un ufficio presso il Dipartimento SIMU che si occupa di ripristinare il decoro. Chiaramente la città è grande e quindi i tempi probabilmente non sono quelli attesi istantanei, ma io personalmente ho riscontrato che in tutte queste volte le scritte poi dopo un po', dopo anche, a volte forse qualche settimana, ma comunque sono state rimosse, come anche i manifesti, e ce ne sono tanti di manifesti, non sapete quanti, ma forse lo sapete perché camminate come me. E quindi sostanzialmente la rimozione, permettetemi, ritornando un po' tecnicamente alla natura degli atti che noi facciamo, come vogliamo dirle, un atto di indirizzo politico? Possiamo dire che è già realizzato, perché esiste già un ufficio, no? Che per volontà politica forse di altri che ci hanno preceduti, è stato realizzato, quindi benissimo, è utile e lo utilizzeremo e continueremo ad utilizzarlo, anzi utilizzatelo anche voi. Poi leggo come secondo punto a prevedere un piano di rimozione di tutte le scritte abusive ed illegali inneggianti al disciolto partito fascista. Sono d'accordo. Magari riuscissimo a fare un piano, perché vedete, fare un piano significa sapere quanto è grande il nostro problema. Cioè abbiamo 16.000 scritte, ok, facciamo un piano, ci vorranno 20 anni, vabbè, lo abbiamo fatto, ma vi sto dicendo che dal marzo 2017 al maggio 2018 queste scritte si ripetono lì, a volte, ahimè, dove già erano state, si erano presentate, e quindi si è dovuto intervenire più e più volte allo stesso punto. Quindi dico, ma come possiamo fare un piano? Che significa fare un piano? Significa che li andiamo a, così, prendiamo una cifra, mettiamo a budget una cifra e andiamo in giro a cercarle? Non lo so. Purtroppo la cancellazione di queste scritte, temo debba seguire un iter un po' meno programmatico, cioè su segnalazione. Temo che probabilmente non ci basterebbe un budget, no, che noi usiamo per la manutenzione strade più quella per la manutenzione delle scuole, per toglierle tutte, perché comunque sono interventi onerosi, ci vuole del personale, del tempo, che vadano lì, che li rimuovano. Allora, che cosa voglio dire con questo? Non sto dicendo che non devono essere rimosse, sto dicendo che devono essere rimosse, a maggior ragione quelle con scritte inneggianti partito fascista, alle quali poi, segnalata alla polizia locale, segue, quando ve ne è la possibilità, perché identificabili, segue anche le denunce, perché la polizia poi, diciamo, esegue l'azione penale, cioè va oltre, non è che glielo devo dire io. Io quando le ho scritto sotto ho anche detto di procedere all'identificazione e poi procedere per vie legali affinché siano puniti, no? Io l'ho scritto, ma quello mi ha detto, ma guardi consigliere, che è automatico, se noi sappiamo che c'è un logo andiamo anche a perseguire, ma se non c'è un logo, come fare? Ok. Quindi voglio dire che ancora una volta io non ho capito se queste mozioni, però forse è un mio limite, se queste mozioni vogliono raggiungere un obiettivo che tra parentesi se vogliamo è già perseguito adesso, no? Magari non totalmente, perché dicevo le scritte sono tantissime, ma su segnalazione, o se invece si vogliono usare queste mozioni per, come dire, per fare altro, per ottenere altri risultati o altri obiettivi. Allora io questo vi chiedo, qui dentro, qui nella, nella,
testo della mozione, no? Nell'impegna, volete realmente che si provveda alla rimozione, a prevedere un piano, o volete sottintendere un'altra domanda? Dobbiamo capirlo questo, perché si tratta di onestà intellettuale. Allora, se voi intendete realmente questo, allora io vi dico onestamente, io sono d'accordo col contenuto della mozione e vi dico che è una mozione superatissima, perché già è possibile fare questa cosa, già è possibile segnalare, dare indicazioni. Tempo scaduto. Affinché le scritte, quando vengono, perché noi non possiamo sapere quando è che il gruppetto, no, la sera esce con le bombolette e scrive, quante volte ancora imbratteranno il mausoleo al Monte del Grano, e che ne so, magari non lo faranno più, o magari lo faranno altre 10 volte, allora dobbiamo agire in altra maniera. O se invece qui c'è un'altra domanda, allora siete in malafede, perché vi abbiamo già detto che il Movimento 5 Stelle, riguardo al fascismo, in che posizione si trova? E con questo termino. Se non ci sono altri interventi, io lascio la parola alla consigliera Vidrotti per la chiusura della discussione. Ci sono altri interventi? No. Sì, consigliera. La ringrazio, Presidente, ringrazio anche tutti i colleghi consiglieri, perché invece, come sempre, queste mozioni ci permettono di avere uno spaccato molto interessante, perché la maggioranza con l'intervento del consigliere Rinaldi almeno, diciamo, ha espresso una posizione che è sicuramente più chiara rispetto all'avvio della discussione che c'è stato. E mi stupiscono, insomma, le parole di chi ci fa provocatoriamente delle domande, chiedendoci ancora di che natura sono i nostri atti. Perché almeno una cosa ce la dovete riconoscere, la coerenza da quando stiamo qui, dibattere esattamente sempre sullo stesso chiodo. E purtroppo ricevendo anche sempre le stesse risposte. Però non si fa mai un passo in avanti. Io la faccio ridere, consigliere Candigliota. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti, se qualcuno ride di qua o di là, io non posso farci niente. Ragione. Sempre di là. No, diciamo che da qui si vede. Però l'altro. In realtà quello che volevo dire io, e magari interessa anche al consigliere che sorrideva, in realtà è quello che voleva dire il Partito Democratico e che ha cercato di dire con i diversi atti, faceva riferimento a quello che accade nel nostro territorio e che non è superato proprio per niente. E mi fa piacere che il capogruppo del Movimento 5 Stelle dica che è d'accordo con il Partito Democratico e soprattutto con la richiesta che fa con questo atto. Era d'accordo anche la volta prima, però poi ha definito la nostra mozione inutile e questa mi pare che farà la stessa fine. Perché a parole siamo tutti d'accordo nel condannare qualche cosa, ma quando mi si dice che una segnalazione basta e che il limite di un piano è semplicemente un limite di budget economico, qui nessuno ha chiesto di mettere ulteriori soldi rispetto a chi è già di competenza e preposto a fare alcune cose. Vi assicuro che se insieme ci mettiamo al tavolo e vediamo se veramente queste persone sono state sanzionate, perché altrimenti l'impunità a un certo punto crollerà dopo la 20ª sanzione, o no? Crollerà dopo la 20ª multa che tu prendi senza mettere la cintura di sicurezza, alla fine te la metti la cintura di sicurezza. E allora il dubbio viene che poi alla fine forse un piano può aiutare a capire perché sempre in quelle aree, sempre in quelle vie, sempre in quel punto, per esempio, senza chiedere soldi in più, cercando di capire se ci sono le condizioni, ecco, cercando di capire, invece che fermarci sempre al pregiudizio di chi presenta un atto. Perché poi nominiamo la legge Scelba, parliamo di reato di apologia del fascismo, però abbiamo anche votato contro ad un atto che chiedeva l'attuazione della 12ª disposizione della nostra Costituzione, sempre in quest'Aula,
Perché era già fatto? No, non è già fatto se stiamo in questa condizione. Perché poi nominiamo la legge Mancino, no? E diciamo che ci sono delle condanne esplicite, previste dalla nostra Costituzione. Se ci sono dei gesti, degli slogan che richiamano al disciolto partito fascista. Questo è. Noi da mesi stiamo chiedendo esattamente l'applicazione di una legge attraverso gli strumenti e i meccanismi che ha a disposizione anche un'amministrazione di prossimità. Non ci siamo manco mai preoccupati di dire: ma forse questo piano lo possiamo ascoltare da questi quattro scemi dell'opposizione che ogni giorno ci rompono le scatole su questo. Nessuno vi chiede o vi misuriamo quanto siete fascisti o antifascisti, è evidente a tutti. Viviamo nello stesso, siamo tutti sotto lo stesso cielo e vediamo tutto quello che succede intorno a noi. Non mi interessa sapere chi e cosa, mi interessano i fatti, e al di là delle condanne a parole, verbali, nei fatti non ci mettiamo mai a sedere, perché una mozione una volta è inutile, una volta è superata, una volta è già attuata. E allora veramente non capisco qual è il problema, se non esclusivamente di squisito sapore politico, nel perché esporsi troppo non è possibile forse farlo. Probabilmente non c'è paura, non c'è consigliere Ciancio paura, no, peggio, peggio. Perché quando diciamo bisogna condannare questo o bisogna, perché l'ha fatto anche quell'altro, è come una bambina piccola che dice: io non sono stata io, l'ha rubato quell'altro. È questo il problema oggi? Non possiamo dire in modo largo, trasversale, sì, impegniamoci, non in queste forme perché non vanno bene. Caro gruppo del Partito Democratico, me l'hai detto 4, 5, 6 volte. Allora vogliamo fare veramente qualche cosa insieme? Veramente su quel piano siamo d'accordo? Allora andiamo a vedere le carte insieme. Questo vuol dire veramente siamo dalla stessa parte. Invece no, invece purtroppo registro un altro no. Però poi l'opposizione è quella che non collabora, è quella che butta tutto in caciara, ecco, e voi siete giustamente quelli bravi che invece fanno tutto e che siete da una parte e anche dall'altra. È così, questo modo di essere di qua e di là continua e persiste, e purtroppo, nonostante diciamo ci sia anche un'intenzione chiara dal alcune parti della maggioranza, invece temo che neanche questa volta questa mozione troverà una sua attuazione, un suo ulteriore approfondimento, nonostante le drammatiche vicende che continueremo a portare alla vostra attenzione sempre in quest'aula. Ci direte sempre di no? Non importa. L'importante è che qualcuno capisca da che parte si sta, si deve stare, e magari diciamo invece ad alcuni di voi verrà in mente di fermarsi, di discutere e di cercare di approfondire. Magari veramente quel piano, senza troppe fantasie mentali, si può attuare, e quindi oggi potremmo esprimere in modo unanime o quantomeno positivamente il nostro pensiero attraverso la mozione che il gruppo del Partito Democratico ha presentato. Quindi io invito nuovamente quest'Aula a esprimersi favorevolmente, avendo, spero, in questo ultimo intervento tolto qualsiasi dubbio rispetto alla natura, alla malafede o a quant'altro qualcuno dell'opposizione o qualche altro pezzo della maggioranza o qualche altro pezzo dell'opposizione possa aver solo minimamente pensato. Grazie. Se non ci sono obiezioni, ma non credo perché io l'avevo accolta prima, c'era la risposta di 3 minuti, Candigliota, per fatto personale. Grazie Presidente. Allora, prima mi era stato attribuito alcune cose che forse non sono stato chiaro, perché mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro, ma forse non era così. Quando io ho detto che questa mail era quello che era nelle nostre competenze, noi questo possiamo fare, perché ovviamente essendoci un dipartimento noi possiamo comunicare di andare a togliere una scritta, perché comunque come c'è scritto
sono scritte fasciste, c'è scritto qua, anzi questo poi lo mettiamo pure a verbale così almeno l'abbiamo come vademecum. Quindi io non ho detto che facciamo una letterina così, no, è quello che è nelle nostre competenze, se noi approviamo quella mozione questo dobbiamo fare, ok? Quindi non stiamo dicendo di fare qualcosa di diverso, perché quando approviamo quella facciamo questo, perché questo è quello che è nelle nostre competenze. Da quel momento che senso ha se già l'ho fatto? Se io devo fare con quella faccio questo, che senso ha? Era questo il senso della cosa, ma ovviamente poi è ovvio che sono contro, ci mancherebbe, tutte le scritte, tutte le forme di affissioni abusive e quant'altro, a cominciare da quelle dei loro partiti. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Carlone. Oggi sto lavorando troppo. Allora, dichiaro subito che mi asterrò dal votare questa mozione, però voglio aggiungere che sarà mio intendimento incentivare sempre di più le mie preghiere su queste cose, perché io prego molto, forse qualcuno si dimentica di pregare, perché certe cose vanno condannate, non vanno mai osannate certi crimini. Io continuerò a pregare affinché queste cose non si verifichino più e non si debba poi venire sempre ai ricordi passati, come volevo citare una certa cosa, mi esimo dal citarla, però continuo a dire che pregherò affinché queste cose vengano finalmente abolite e tolte da ogni dubbio le cose. Vorrei che tutta la pacificazione di questo popolo venisse proprio ad un certo punto, però voglio chiudere il mio discorso nel dire: ricordatevi di pregare per me. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ciancio? Grazie Presidente per, come dire, fare un ulteriore pensiero semplice, ma penso sia efficace. Il Consiglio del Settimo Municipio impegna la Presidente del Municipio e la Giunta a provvedere. Si è provveduto, come è stato consegnato una mail, ciò vuol dire che no, la Presidente è d'accordissimo ad approvare una mozione del genere. Non è superata la mozione, perché ancora le scritte stanno là, sta provvedendo, poi soprattutto per il secondo punto. Voglio dire, io mi ricordo che i presidenti di municipio non facevano approvare le mozioni quando non potevano rispettare l'impegno. Sì, l'impegno lo può rispettare, l'ha fatto, l'avete detto poco fa, e allora quindi mettiamoci di buona, come dire, intenzione rispetto al fatto che il fax non basta, rispetto a due punti significativi rispetto, non c'è solo quello della rimozione, ma anche il programma, cosa vuol dire fare un piano senza spendere, c'è un'azione su segnalazione che richiede che qualcuno faccia un fax, oppure una mozione che venga approvata, oppure una segnalazione diversa. Un piano e un programma vuol dire che l'unità che ha l'incarico, conoscete bene come si chiama, non aspetti la segnalazione, ma visto che
operativamente girano ogni giorno per multare manifesti abusivi giustamente, lo facciano anche per quello che vedono, cioè che sia una regola. Già abbiamo trovato una soluzione, non so se mi sono spiegato, non è nell'intervento, forse lo dovevo dire nell'intervento, oppure ne dico un'altra. Noi abbiamo approvato alle rastrelliere nel regolamento edilizio 1000-2000 obbligo di ristrutturare, cioè si davano i contributi, pagavano di meno l'occupazione di suolo pubblico, quelli che pitturavano i 3 metri del fabbricato tutta con vernice antivandalo, già era un'altra bella invenzione, poi è morta lì perché è fatta, come dire, la regola si disattende, però c'era questa regola. Quindi se noi ci sediamo in un tavolo, tempo scaduto, e partendo da, come dire, una mozione approvata, noi riusciamo a trovare una soluzione. Diversamente il popolo, i ragazzi andranno in direzione sbagliate, perché vedranno una scritta della Juve, ne faranno una contro l'Inter, vedranno una scritta antifascista perché si ricordano la strategia della tensione, perché si ricordano Bologna, l'Italicus e tutto quello che è successo, e scriveranno ancora giustamente. Grazie, per questo vi chiedo di ripensare al voto positivo di questa mozione. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? C'è la Toti? Sì, sì. Certo. Sì, nella mia dichiarazione di voto io ripeto quello che ci chiedono i cittadini dell'Appio Cinecittà, quello di ridare dignità, decoro al nostro municipio, che passa anche, come ho detto prima, senza rifare tutto il discorso dell'AME e del resto, anche rispetto, e questo va fatto con forza, all'imbrattamento della città con scritte abusive e illegali. E poi, e per questo noi non votiamo, io non voto a favore di questa mozione, proprio perché quello che era il mio intendimento, se avessi fatto e avessi presentato una mozione, era quello di cancellare tutte le scritte che inneggiano a sistemi illiberali, cioè non solo guardare da una parte, cancelliamo quelle come ho ripetuto qui nella mozione scritta inneggiante al fascismo in Viale Castrense, cancellare tutte le scritte del nostro municipio, della città, di tutta Italia, che inneggiano a sistemi illiberali. Questo è il discorso che doveva essere messo al centro della mozione. Invece si fanno sempre mozioni parziali che guardano da una parte e non guardano al tutto. Ecco perché non intendo votare, anche se chiaramente sono d'accordo alla cancellazione di tutte le scritte, non voterò a favore di questa mozione, ma mi asterrò. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono dichiarazioni, io direi di passare alla votazione. Favorevoli? No, no, dichiarazione di voto, siamo già in votazione. Io ho chiesto se c'era... Scusami, sono un attimo distratto, alzavo la mano. È troppo tardi, mi dispiace, siamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione viene respinta con 15 voti contrari, 3 favorevoli e 2 astenuti. Ricordo che c'erano all'approvazione i verbali 19, 20, 21, 22 e 23 relativi alle sedute dei consigli del 31 maggio, del 7, 14, 19 e 28 giugno, e risultano essere approvati. Il consiglio chiude qui alle 16:40.